Signor Matušek, sì? Credo ci sia una cliente per la scatola di sigarette. Oh. Che prezzo devo chiedere? Beh, vediamo un po'. Ci costa 2,85 con lo sconto del 5%. Lasci fare a me, signor Matušek. Sì? E sul serio, non serve a nulla aspettare, mi creda. Se c'è un posto libero, lei è la prima. Un momento. Senta, comprerebbe una scatola come questa? Oh, signor Matušek, non potrei comprarla in questo momento? No. Chiedo un parere, un onesto parere. Non si lascia influenzare da me. Desidero un suo onesto parere. Le piace questa scatola? Oh, sì, molto. È graziosa. Sì? Perché? Perché? Perché è romantica. Che cos'ha di romantico? Beh, sigarette, musica, non so... Mi fa pensare alla luna, sigarette e musica. Sì, il punto di vista femminile. Già, signor Matušek. Oh. Signor Matušek? Sì, signorina... Novak. Novak. A quanto la vende? Vediamo, 4,25. 4,25? Sì, 4,25. È un'occasione, è una vera occasione. Buongiorno, signora. Che bella scatola, eh? Oh, sì. È una scatola da confetti? Ma ecco... Sì, una scatola da confetti. È diversa da tutte le altre. Vuole che l'apra, signora? Oh! Già, suona Cicciornia. Un'aria molto conosciuta. Oh, no, ma domando io. Dove le pescano certe idee? Figuriamoci, ogni volta che s'apre dover sentire quell'arietta. Non comprerei mai una cosa simile. È un'assurdità. So quel che vuol dire. Eppure, alcuni clienti la comprano appunto per questo. Ne abbiamo vendute molte, sa. Davvero? Sì, signora. Abbiamo tutte un debole per i confetti. Non dico nulla contro i confetti. Oh, no, dico soltanto che talvolta esageriamo, forse. Già, suppongo. Per esempio, lei sa presa poco quanti ne mangia al giorno? No, non ci ho mai badato. Ecco, ne prendiamo uno distrattamente, poi un altro. Prima d'accorgercene sono chili di più. E allora incominciano i guai, i massaggi, elettricità. Ma chi lo dice? Ora, questa scatoletta la mette in guardia. E Matušek l'ha creata per questo. Ma... Ogni volta che l'apre, l'arietta fa riflettere. Troppi confetti, stia attenta. E quant'è? 5,50, ridotta da 6,95. Una vera occasione. La prendo. Grazie, signora. Ebbene, che ne dice ora? Dico che chi vuole fumare i confetti e ascoltare le sigarette ne andrà matto. Non voglio influenzarla, voglio un parere, un onesto parere. Ecco tutto.